Quando si parla di imprenditorialità responsabile, a me viene subito in mente il concetto di sostenibilità. E se si parla di innovazione, qual è il ruolo nell'imprenditorialità responsabile? È appunto quello di garantire la sostenibilità dell'impresa nel tempo. Un'impresa che non cambia, che non sa rinnovarsi in quello che fa e in come lo fa, è un'impresa destinata a morire nel giro di più o meno poco tempo, a seconda di quanto vantaggio ha in un determinato momento della sua storia. Ed è per questo che io vedo l'innovazione come un presupposto immancabile per permettere alle aziende di continuare ad essere presenti, a vivere, a essere profittevoli nel tempo. Se parliamo di innovazione, sempre alla luce della responsabilità e della sostenibilità, ecco che mi viene da pensare a come l'introduzione di cambiamenti forti, come ad esempio servizi legati all'intelligenza artificiale, spesso sia accompagnata da una preoccupazione riguardo ai possibili risvolti negativi. Mi spiego meglio. Tante persone sono preoccupate che l'introduzione di questa innovazione dell'intelligenza artificiale possa significare la scomparsa di tanti posti di lavoro e in realtà non si riesce ancora a capire come questo sarà un cambiamento che non necessariamente porterà a uno stravolgimento del mercato del lavoro e alla cancellazione di determinate posizioni. Ecco, secondo me il punto focale è riuscire a capire qual è il vantaggio competitivo dell'intelligenza umana rispetto all'intelligenza artificiale, con la difficoltà che l'intelligenza umana è per definizione individuale, è l'intelligenza di una persona, mentre l'intelligenza artificiale è per costruzione la somma delle intelligenze che corrispondono alla base dei dati sulla base della quale l'intelligenza artificiale è addestrata. Ecco che allora appunto mi viene da pensare alla responsabilità delle aziende e degli imprenditori che sta nel riuscire a formare quella che è la loro base di collaboratori per essere sempre aggiornati e per avere sempre con la loro intelligenza un vantaggio competitivo rispetto a quello che è l'intelligenza artificiale. Il mercato di oggi è molto molto competitivo e ognuno di noi guarda agli altri per quello che stanno facendo nella speranza di trovare, di poter rubare qualche segreto, qualche piccolo vantaggio. E è lo stesso spirito col quale ci si reca all'ISVI, ma invece che con il fare di competitor, con il fare di cooperazione, poter guardare in casa degli altri e sentire quello che gli altri raccontano, di quanto di bello hanno fatto, di quanto sono riusciti a implementare nelle loro aziende, e sempre con la voglia appunto di raccontarlo e di ascoltarlo per cercare di condividere e imparare qualcosa che si possa portare all'interno della propria azienda. E io credo che l'ISVI abbia questo grandissimo vantaggio rispetto a tutte le altre associazioni imprenditoriali, che è l'allineamento valoriale, e appunto questo allineamento valoriale fatto appunto sul concetto di condivisione di innovazione e pratica di buona leadership sono quello che lo reputano il luogo nel quale una persona può, come imprenditore, come persona, andare ad attingere cercando nuove pratiche, pratiche di innovazione che poi appunto possa portare all'interno della propria realtà. Mi viene in mente, specie all'inizio, ma questo era vero anche fino a poco tempo fa, quando il cloud presentato alle aziende era visto come un sostitutivo, tecnologia sostitutiva dell'IT tradizionale. E quindi tante volte la valutazione di questo tipo di investimenti veniva fatta comparando semplicemente quello che era il costo di gestione di questa infrastruttura, il costo d'acquisto, il costo di gestione dei server, con quello che erano appunto i costi del cloud. E veniva appunto visto come semplicemente sostituzione di tecnologia. E in questo sostanzialmente non si potevano valorizzare quelle che erano invece le cose abilitate dal cloud. Vi faccio un esempio su tutti, tutto quello che oggi viene definito sotto il nome di servitizzazione. Tante aziende utilizzano il cloud per fare cose che prima del cloud non si potevano fare.
E questo ha portato a utilizzare il cloud non come un sostituto dell'IT tradizionale, ma come un paradigma abilitante di una trasformazione del modello di business, dove l'azienda che prima vendeva il bene, in realtà oggi è un'azienda che fornisce servizi attorno a un bene che produce sempre esattamente nella maniera in cui lo produceva prima, magari in maniera più efficiente perché ha utilizzato altre tecnologie, ma in realtà invece di venderlo lo noleggia e lo dà a fronte appunto di questo canone insieme a un pacchetto di servizi completo. Trovo che ci sia spesso molto marketing intorno all'innovazione, specie riguardo a quelle cose talmente innovative da cambiare il mercato. Uno su tutti, poco più di un anno fa, quello che è successo con ChatGPT, che ha avuto il merito di portare un tema, l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale generativa, anche sulla bocca di chi di innovazione e di tecnologia non si occupa. Ecco, di pari passo succede che in molte aziende, indipendentemente dalla dimensione di queste, si sviluppi una sorta di paura di essere tagliati fuori dall'innovazione e che questa innovazione vada a vantaggio dei propri competitor. E questo abbiamo potuto riscontrare come spesso porti a delle decisioni in merito appunto alle innovazioni da implementare in azienda che sono poco allineate con la strategia. Si fa una cosa perché? Perché la sta facendo il competitor o perché si pensa che la possa fare il competitor e si pensa che il competitor ne possa trarre un vantaggio. Ecco, di che tipo di innovazione hanno bisogno le aziende? Hanno bisogno di un'innovazione che sia collegata con quella che è la loro strategia, con quella che sono i loro obiettivi di business. Quindi parte da quelle che sono le cose che l'azienda fa o che vuole fare e si chiede se ne può fare di nuove o se ne può fare meglio rispetto a quello che sta facendo adesso con le cose che sta facendo oggi. Di lì ci si fa una domanda ragionando indietro e di lì si arriva alla tecnologia e a quello che è l'innovazione, perché altrimenti si lavora al contrario e si rischia appunto di implementare una nuova tecnologia sulla quale c'è molto hype ma senza aver capito fino in fondo qual è il beneficio che si intende portare a casa. In realtà l'innovazione, un'innovazione sostenibile all'interno dell'azienda parte da una consapevolezza di quello che è il proprio stato, della propria prontezza riguardo all'implementazione di nuove tecnologie e parte appunto con la creazione di una cultura dell'innovazione all'interno dell'azienda in tutti i dipartimenti e in tutti i livelli. Quando si fa cultura dell'innovazione, quando si fa formazione sulle tecnologie, sui paradigmi e sugli utilizzi, quando appunto si riconcilia la parte tecnologica con quello che è lo scopo e gli obiettivi dell'azienda, ecco, di lì si incominciano a costruire delle pratiche che diventano poi dei servizi e delle soluzioni condivise all'interno dell'azienda che portano ordine, in questo caso a partire dal basso, quindi dalla costruzione di quelle che sono le infrastrutture che servono per la corretta gestione dei dati, e a partire da quello si possono costruire via via soluzioni più innovative, come appunto tutte quelle che vediamo legate all'intelligenza artificiale.